Maratea ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, aderendo, come tanti altri comuni del nostro paese, all'iniziativa indetta quest'anno dal gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia e dall'ANCI in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all'altare della patria. Con questo gesto, ha detto stamane il sindaco Daniele Stoppelli, abbiamo voluto ribadire che i tantissimi eroi caduti senza lasciare un nome nella Prima Guerra Mondiale vanno onorati per quello che hanno dato alla patria, per i tanti sacrifici che hanno fatto, immolandosi per consentire a noi di vivere in pace. E abbiamo voluto anche ricordare le tante donne che hanno sopportato gli oneri di questa lunga guerra. A Sapri invece monta la polemica proprio su questo argomento, dopo che è venuta alla luce l'iniziativa del membro di ANPI e dell'Associazione Nazionale Giuseppe Garibaldi, Ferruccio Policicchio, che con una lettera al sindaco di Sapri, lo scorso 15 settembre, aveva chiesto di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il punto relativo al conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. La città di Sapri, ha commentato la consigliera di Sapri Democratica Pamela Marino dopo aver appreso della missiva, dimentica il centenario della traslazione del Milite Ignoto all'altare della patria. Il sindaco non ha sentito neanche il dovere di rispondere al cittadino promotore dell'iniziativa e, cosa ancora più grave, ha nascosto all'intero Consiglio Comunale la meritoria richiesta. Siamo profondamente rammaricati che sia caduta nel vuoto. Ancora una volta, ha concluso la Marino, la città di Sapri rimane indietro rispetto agli altri comuni. Neanche un fiore in ricordo del Milite Ignoto. Chiederemo come gruppo consiliare l'inserimento della richiesta del signor Policicchio per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.